Ciao ragazze, ciao ragazzi, come state? Oggi voglio che mi scriviate come state, perché non ve lo chiedo mai e voglio sapere se i miei followers stanno bene, che cosa state combinando, se va tutto bene. Scrivetemelo perché mi interessa davvero, non ve lo chiedo mai, però è carino secondo me che anch'io lo chieda a voi. Quindi, hello! Oggi nuovo video con 4 DIY, cioè progetti fai da te, semplicissimi, facilissimi, che durano praticamente meno di un minuto, quindi veramente velocissimi, rapidissimi. Prima di passare ai progetti DIY veri e propri, devo farvi scoprire Photosy, che è comunque una cosa fai da te, perché se sapete già di cosa sto parlando, già ve ne avevo parlato su Instagram un po' di tempo fa, si tratta di un servizio online che ti permette di personalizzare qualsiasi cosa. Questa secondo me è una figata, perché chi non ama ricevere regali personalizzati o farsi dei regali personalizzati, io l'ho fatto e vi faccio vedere le cosine che ho stampato su questo cuscino e si può farlo benissimo da soli online, è veramente facilissimo, in pochissimi click. C'è la foto mia e di Tomas di quando siamo stati l'anno scorso a Los Angeles, stiamo organizzando un'altra trasferta, ma questa è dell'anno scorso di Los Angeles e mi piace questa foto perché lui mi abbraccia forte e quindi sì, ho fatto questo cuscino molto romantico, molto romantico. E poi altra cosa che ho personalizzato sono queste due tazze. Questa secondo me è una figata pazzesca perché ci sono appunto due tazze che si uniscono e formano una vostra fotografia. Notare che ai manici sono due cuoricini, quindi veramente bellissima come idea. Altra cosa che ho ordinato è stata questa foto mia di Tomas. Qui siamo a Cortina, ci diamo un bacio romantico e l'ho messa appunto nella cornice, tutto sempre tramite il sito Photosy. È molto molto semplice, vi basta andare sul sito, vi metterò qua sotto il link nel box informazioni, insomma se volete vederlo, andate sul sito, vi registrate, c'è anche un codice promo, quindi basta registrarvi, ci mettete tipo 30 secondi e poi andate a caricare le vostre fotografie, insomma qualsiasi foto voi vogliate stampare, le caricate e dopodiché scegliete il prodotto su cui volete stampare la fotografia. Semplicissimissimo. E una volta che avete creato il vostro regalo personalizzato, potete scegliere se spedirlo in un punto vendita, ce ne sono più di 5.000 in tutta Italia, poi andate a prelevarlo dal punto vendita del negozio, oppure potete farvelo arrivare direttamente a casa con il corriere, cosa ancora più semplice, questo è quello che ho fatto io. Spero sia interessante. Quando ve ne ho parlato su Instagram eravate tutte molto interessate. Pensate a un compleanno, pensate a una ricorrenza, ad un anniversario, quindi secondo me è molto carina come idea. Quindi sì, questo è tutto, vi mando un bacione e vi lascio ai 4 progetti DIY. Fatemi sapere se vi piacciono, aspetto i vostri commenti. Ciao. Per il nostro DIY numero 1 abbiamo bisogno di un pigmento, potete scegliere naturalmente voi il colore. Io aggiungerò un po' di perlescenza, quindi ne utilizzerò due, ma appunto sta a voi scegliere. Poi avremo bisogno di un qualsiasi smalto trasparente e poi di un tappino e di un qualcosina per mescolare il composto, quindi qui insomma quello che trovate a casa andrà benissimo. Questo è uno splendido pigmento Make Up Forever di un blu molto molto intenso, quindi sono curiosa di provarlo sulle unghie, vado a metterne un po' in questo modo nel tappino. Poi vado ad aggiungere un po' di questo pigmento appunto perlescente, ma voi potete anche utilizzarne soltanto uno se preferite. Ora andiamo a mescolare per bene i due colori. Andiamo a prelevare il composto con il nostro smalto trasparente. E andiamo direttamente ad applicarlo sull'unghia. Voilà, DIY completato, abbiamo creato uno smalto in 30 secondi, praticamente potete utilizzare un qualsiasi colore e trasformare tutti i vostri pigmenti in smalto. Per questo DIY abbiamo bisogno di una superficie, io uso un piatto di plastica, una qualsiasi superficie che possiamo macchiare, e delle bacchette semplicissime, quelle di legno giapponesi o cinesi, e poi di qualche smalto colorato, anche qui sta a voi a scegliere il colore che volete utilizzare. Andiamo a prelevare il nostro smalto e a colorare
la fine delle nostre bacchette. Qui naturalmente potete decidere voi fino a quando fermarvi con il colore. Quello che vi consiglio naturalmente è di non scendere oltre questo punto, perché non vorrei che vi mangiaste lo smalto, ecco. Questo è un ottimo DIY se avete un sacco di bacchette uguali, identiche a casa e volete personalizzarle, così è anche molto più semplice quando avete qualcuno a casa, qualche amico, e non vi sbagliate con le bacchette. Quindi ognuno ha le bacchette di un dato colore. Quest'altra le sto facendo fucsia, naturalmente non potevo che utilizzare il rosa da qualche parte. Coloriamo anche la punta. E voilà, anche qui in neanche un minuto abbiamo colorato due paia di bacchette, le abbiamo personalizzate, rese molto più carine, molto più simpatiche. Per questo DIY avremo bisogno di qualche rossetto che non utilizziamo più, io userò questi due MAC che non uso da secoli. Poi avremo bisogno di gloss, di un gloss trasparente, può essere anche con qualche glitter brillantino. E poi abbiamo bisogno del protagonista, dei glitter. Io ho scelto questi, Make Up For Ever, sono oro puro, sono splendidi, e poi ho questi di Kryolan che invece sono più sul rosato, ma anche questi sono ad effetto olografico. Apriamo il nostro rossetto, andiamo a tirarlo fuori completamente in questo modo, andiamo a spennellarlo con il nostro gloss e poi andiamo a versarci sopra i glitter. Spolveriamo via l'eccesso e voilà, il nostro rossetto glitterato è pronto. Stessa cosa con un altro rossetto e andiamo a spolverarci sopra i nostri glitter. E voilà, anche questo è pronto, guardate che meraviglia sono. Quindi anche quest'altro progetto DIY l'abbiamo finito in quanto 20 secondi e i nostri rossetti sono pronti all'uso, anche se sono forse troppo belli per utilizzarli. Quarto ed ultimo progetto DIY, abbiamo bisogno di un qualsiasi barattolo di plastica vuoto e pulito. Poi abbiamo bisogno di un nail polish remover, di un leva smalto, questo è di Essence, e anche un buonissimo profumo alla frutta. E poi abbiamo bisogno di spugne, sì, le semplicissime spugne che si usano in cucina. L'importante è che siano morbide, non è necessario che abbiano la parte abrasiva, noi useremo soltanto l'altra parte. Apriamo il barattolo, andiamo ad inserirci le nostre spugnette in modo che la parte abrasiva stia verso l'esterno, perché appunto non dobbiamo usarla. Vado a spingerne due, entrambe all'interno del barattolo. Ok, andiamo a lasciare una lieve apertura al centro della nostra spugna, del nostro barattolo, e andiamo a versarci dentro il nostro leva smalto. Dobbiamo fare in modo che la spugna si riempia appunto del nostro leva smalto. E voilà, abbiamo creato il nostro barattolo di leva smalto. Lo sapete, vanno tanto di moda adesso, sono molto comodi e possiamo togliere lo smalto facilmente in questo modo, inserendo il dito. Voilà. L'unica cosa importantissima è andare a richiudere subito il nostro barattolo in modo che l'acetone non evapori. Questo è tutto ragazzi, spero vi siano piaciuti questi progetti DIY. Scrivetemi appunto nei commenti, perché leggo sempre tutti i commenti, cerco di rispondere a tutti, vi voglio un sacco bene. Quindi, bacio grandissimo, mega abbraccio e alla prossima, ciao!